Mister, di questo 0-0 che cosa le è piaciuto e che cosa le è piaciuto meno? Ma di meno niente, abbiamo fatto una gran partita nella nostra completezza, cioè nelle scelte che abbiamo fatto, nel rispetto di tutti i ragazzi della Rosa, e questi ragazzi meritano solo complimenti, sono molto orgoglioso di loro. Abbiamo giocato bene il primo tempo, di grande intensità, di qualità di gioco. Dopo la distanza siamo un po' calati, ma ci sta, perché sono tanti ragazzi che magari non hanno 90 minuti delle gambe, sono molto contento di loro. Una partita giocata a viso aperto tra due belle squadre. Sì, noi siamo, insomma, il campionato e la coppa ha detto questo, no? Parlano chiaramente i numeri, e quindi è stata una bella partita di calcio contro un ottimo avversario, però noi abbiamo dimostrato un certo tipo di atteggiamento, di evoluzione, quindi sono molto contento dei ragazzi. Ci sono state anche delle belle risposte dal punto di vista individuale da chi ha giocato sicuramente di meno, da qualche giovane. Ma per forza, quando il collettivo si esprime bene, è chiaro che portato che dipende anche dalla qualità dell'espressione, no? Della prestazione singola, sicuramente è da sottolineare per la complessità della partita, la partita di Heinz, ma anche di tanti ragazzi che comunque non avevano magari 90 minuti, una partita molto impegnativa, comunque una finale che porta la sua pressione, no? La tensione della gara, e quindi è stato un bel vissuto per noi. Quindi un risultato importante nell'economia di una partita che si gioca su due gare andata e ritorno. Sì, alla fine per vincere la Coppa devi vincere, cioè, quindi visto che e comunque i gol in trasferta si annullano, a Druso diventa una partita che devi vincere, quindi, però adesso ci buttiamo sul campionato e la Juve diventa la partita più importante.